much cash in the balance sheet in the US since 1952. So they have to do something with this cash. Attualmente le aziende hanno il più alto livello di liquidità dal 1952 a oggi. Ci sono dunque le condizioni ideali per far ripartire un ciclo di mergers and acquisition. Con questo cash infatti qualcosa dovranno fare, o distribuire dividendi, o ricomprare le proprie azioni, o per l'appunto finanziare un'espansione esterna dell'azienda. Nel nostro fondo, che operiamo nel settore di mergers and acquisition dal 1994, abbiamo identificato cicli di 7 anni in questo settore, dove di solito c'è un periodo di crisi di 1 o 2 anni seguito da una fase di espansione. Una situazione simile abbiamo visto nel periodo del 2001-2002, poi naturalmente nel periodo che va dal 2007-2008 all'inizio 2009. A ciascuno di questi periodi ha fatto seguito un forte aumento delle attività di fusione ed acquisizione. Are in the beginning of a new cycle of merger hub deals. Prima della crisi finanziaria del 2007-2008, il mercato di mergers and acquisition era dominato soprattutto da deal di tipo LBO ad alta leva, in cui erano comparsi sul mercato una serie di nuovi investitori da fondi di private equity, fondi hedge di tipo creditizio, fondi hedge long short e altri. Attualmente invece vediamo un ambiente per l'M&A che è caratterizzato da operazioni all'interno di un singolo settore industriale, più grossi acquisiscono più piccoli. Si tratta, a nostro giudizio, di una situazione migliore. Deal di tipo LBO continuano a esserci a livello di piccole e medie aziende, mentre per quanto riguarda le transazioni di maggiori dimensioni riteniamo che la situazione sia migliore, in quanto player che operano con strutture di tipo LBO leverage buyout tendono a pagare un prezzo più elevato per i propri target di acquisizione. Riteniamo invece che nella situazione attuale ci sia stato un fenomeno di flight quality. Questo favorisce l'allocazione da parte degli investitori in strategie focalizzate su mergers and acquisition, particolarmente in un ambiente come quello attuale, dove non è facile ottenere una buona allocazione strategica di capitale. Per quanto ci riguarda, in realtà la situazione peggiore che abbiamo sperimentato non è stata nel 2008-2009. Il momento peggiore è stato nel 2001-2002, semplicemente perché non c'erano transazioni, non c'erano deal su cui lavorare, per cui era molto difficile per noi poter fare arbitraggio su operazioni di merger and acquisition. Non c'erano operazioni a causa delle follie che stavano accadendo sul mercato creditizio. Nel 2008 invece, per quanto il tasso di fallimento fosse molto elevato, comunque delle operazioni sono state portate a termine, per cui per noi era un ambiente meno difficile in cui lavorare rispetto al 2001.